Carlo Di Somma è stato riconfermato all'unanimità per guidare Conf Cooperative Umbria nei prossimi 4 anni. L'assemblea elettiva si è svolta nel complesso monumentale di San Pietro a Perugia nell'ambito di una convention organizzata da venerdì a domenica per celebrare i 50 anni dell'associazione regionale. È una casa ancora in salute, una casa ancora solida, una casa che può dire ancora molto all'economia regionale nostra, perché la cooperazione, l'ha detto anche l'assessore Coletto, l'ha detto la Presidente della Regione, è un pilastro fondamentale dell'economia regionale. E anche una funzione sociale come sottotitolo di questo evento. Assolutamente sì, viviamo sul territorio, viviamo nelle comunità, anzi nelle comunità dove ci sono persone che vivono il territorio, e viviamo in questa regione animandola dei nostri sogni, delle nostre speranze e soprattutto di quel poco di concretezza che riusciamo a mettere in ogni nostra azione. La convention ha ospitato una vasta gamma di ospiti e relatori che hanno sottolineato la centralità dei temi propri della cooperazione, come l'implementazione delle eccellenze agroalimentari, la promozione del nuovo welfare di comunità, il ruolo cruciale della cooperazione in periodi di difficoltà come quello vissuto durante la pandemia. Un momento ovviamente non semplice per il settore agricolo che vive le inquietudini e le crisi, non a caso i trattori in piazza. È un momento non semplice per la cooperazione sociale, alle prese con un rinnovo di contratto oneroso che necessita di avere prontamente un adeguamento delle tariffe. È un momento anche complesso per le altre imprese che faticano da un lato a trovare lavoratori e dall'altra le difficoltà del mercato, della finanza, del credito. Però c'è una gran voglia di essere protagonisti, una gran voglia di stringersi attorno alle loro cooperative, una gran voglia di giocarsi una sfida importante per il nostro futuro e per le nostre comunità. I numeri di Conf Cooperative Umbria testimoniano la sua rilevanza per l'economia regionale. Parliamo di 294 cooperative con 42.000 soci, un giro d'affari complessivo di 2 miliardi e mezzo di euro, 9.400 occupati e ben 4.500 aziende agricole che conferiscono le loro eccellenze nelle cooperative agroalimentari e della pesca. Un'associazione che è in continuo fermento, che è vicino alle esigenze non solo delle imprese ma anche delle persone, dei soci, e qui ha costruito anche questo percorso di crescita. Dopo il Covid, negli ultimi 4 anni, il nostro sbarramento, addirittura 46 cooperative sono entrate nella nostra famiglia e ben 194 sono le cooperative millennial, le chiamiamo noi, cioè quelle che hanno aderito dopo il 2000. Direi bene, oggi è il momento di fare festa per questi 50 anni. La 3 giorni per il cinquantennale di Conf Cooperative Umbria si è chiusa domenica con la Pasqua del Cooperatore, celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia e nell'adiacente chiostro, dove nel pomeriggio si sono svolti i laboratori per i più piccoli e attività ludico-ricreative.